Non è la prima volta che la filiale Monte dei Paschi di Siena, dislocata presso il Tribunale di Nocera, viene presa di mira dai ladri. Il colpo dell'altra sera è il terzo in un anno e mezzo. La banda del buco ha utilizzato la fiamma ossidrica per aprire la cassaforte e saccheggiare il bancomat, approfittando dell'assenza di allarmi e controlli. Anche questa mattina gli uomini della polizia hanno continuato ad eseguire i rilievi, ricostruendo i dettagli del colpo effettuato tra venerdì e sabato nelle ore notturne. Esaminate anche le immagini delle telecamere di sicurezza. Alcuni mesi fa ci fu un furto quasi simile e non si esclude l'ipotesi che possa esserci un collegamento tra i due episodi. Il lavoro degli inquirenti è incentrato anche sulla ricerca di impronte, le quali potrebbero essere presenti sullo sportello del bancomat e sugli attrezzi da scasso lasciati all'interno della filiale di Via Falcone. Il bottino sarebbe di poco superiore ai 35.000 euro.